Il primo tutorial mondiale sul muscle up agli anelli. Dubito, però è uno dei tanti. Uno dei tanti spiegato a modo mio, ok? Che ho notato che vi piacciono i miei tutorial sul muscle up perché cerco di darvi degli spunti quanto più realistici su problematiche reali e non su cose che il muscle up bisogna farlo prima devi avere 10 trazioni esplosive al petto. Poi per fare il muscle up impara i bar dip perché dovrai fare il bar dip. Questa roba è ovvio, basta, boh, io, cioè a me dà fastidio quando uno parla di cose ovvie, fine, punto, ok? Come utilizzare il muscle up agli anelli, come impararlo, quali esercizi possono essere utili? Andiamo a trattare punto per punto. A chi può essere utile? O a chi lo vuole imparare per fini propri, quindi gli piace impararlo, oppure come esercizio magari complementare o addirittura d'approccio per un muscle up futuro alla sbarra, perché, ebbene sì, è più facile. C'è da mettere dei paletti però. È più facile, ma è anche vero che tante persone lo sanno eseguire alla sbarra, ma non agli anelli. Come mai? Questo è dovuto dalla falsa presa, ovvero la presa che dovremmo andare ad adottare agli anelli per eseguirlo. Cos'è la falsa presa? Vieni, vieni, scimmia. Questa qui, guarda su, è una presa normale alla sbarra, ok? Su Ciao. cui io posso fare il muscle up. Facciamo vedere il muscle up alla sbarra normale, giusto per venire da di lato che si vede un po' meglio il muscle up. Da così, ma non sulla presa, il quadro è normale, il muscle up con la presa normale. Così. Ok, Che ci sono gli anelli in mezzo alle presa normale, perché alla sbarra possiamo da così fare balle. questo. Ok. Possiamo, guarda, questa qua è una sbarra, facciamo finta, possiamo fare questo. In Esatto. realtà, beh, gli anelli no, non si può perché qua c'è l'impedimento, però l'idea è questa, ok? Verrebbe scomodissimo farlo agli anelli. Agli anelli c'è l'agevolazione della falsa presa, che si può fare anche alla sbarra, ma agli anelli più semplice perché, a differenza della sbarra, non abbiamo una sbarra. Agli anelli qua in mezzo non c'è una sbarra. Vedete, possono muoversi. Quindi in realtà noi possiamo fare un muscle up senza avere la reale forza di fare un muscle up alla sbarra, perché possiamo anticipare anche di molto il dip. Cosa vuol dire? Che la sbarra, per poter arrivare nella posizione di dip, quindi per poter arrivare in questa posizione qua, via così, arrivo qua, dobbiamo avere una trazione molto alta, quindi arrivare circa qua Rotazione. e da così buttare le spalle. Quindi dovremmo arrivare almeno qua come trazione, ok? Almeno. Poi c'è anche gente che si arrampica, ma lasciamo. Ma se l'ha fatto bene, almeno dovresti arrivare qua. Agli anelli, invece, puoi anche veramente fare da così, puoi arrivare qua, e già qua, e butto le Sì. spalle e salgo su. Si può fare una cosa di questo tipo? È consigliata? No. No. Assolutamente no. Mi pare ovvio, no? Come cosa. Però vediamo un attimino l'esecuzione del muscle up agli anelli e passiamo poi agli esercizi per apprenderlo. Quindi da così. Qua sono un po' scomodo perché sto Sì, coperto, perché ma basta. è basso. No, basta fare la magia dell'attivazione scapolare. Sì. Ok? Questo qua è il muscle up. Come vedete, parto da una presa. Ah, la falsa presa. Vieni, scimmia. Questa qua è la falsa presa. Senza Semplicemente. carpi. Esatto, vado a mille no. Vado a mettere il polso qua e ad afferrare l'anello. Poi ci sono tanti tipi di falsa presa, tutti, io vi spiego questo qua. Questo qua, ok? Lo andiamo ad eseguire così. Quindi mantenendolo per tutto il movimento, io da qua creo proprio un blocco. Su, ok? Come andare ad allenare questa presa? Come fare ad avere questa presa? Perché molte persone, ovviamente, ripeto, ovviamente. Ma mi fa male il polso, Christian, a provarla. Bisogna Ah. scorticarsi. Ragazzi, è ovvio, bisogna condizionarla la presa. Si sa. Fa No, cercavo i miei calletti, ma niente, non dai, scimmia. si Bisogna allenarla. Come fare ad allenarla? Io vi consiglio di avere degli anelli, magari ad altezza un po' più alta. Vi mettete, fate delle isometrie da pesi. Sì. Anche alla sbarra si può fare, stessa cosa. Metto i polsi qua, afferro dentro così. E va bene, mo qua scivolo, mi servirebbe la magnesite, però vado a tenermi così, ok? Agli anelli, semplicemente vado a fare delle isometrie in questo modo qua, sono scomodo, qua scivolo. Agli anelli comunque sia, potete fare lo stesso lavoro, cioè mettete, fate delle isometrie. Potete fare anche delle semplici Sì, trazioni esatto. con la presa falsa, sempre se per sensibilizzare questa falsa presa. Quindi da così, semplicemente vado solo a trazionare. Potrei fare una trazione e poi tenere l'isometria per ancora Sì, si allenarla possono di fare più. tutti i metodi di anche allenare, magari, che ne so,
E no, vabbè, front lever sulle false, no, viscosi, no, fate finta, chiudete questa parentesi qua del front lever blu. Potete fare tutte le varie metodologie di trazione con le false prese. Come fare poi a passare nello step successivo? Qua si ampliano le strade un attimino. Quella che io vi consiglio di più, ok, è l'eccentrica. L'eccentrica del muscle up, che a differenza di quello alla sbarra, che come eccentrica non mi piace molto proprio perché ha la sbarra che rompe le palle, quindi vi inchioda in qualche modo lì, e poi la vostra eccentrica nella transizione non sarà, se non avete una forza veramente adeguata, controllata, ma sarà una sgangherata, lasciate andare. Agli anelli invece c'è maggior possibilità che voi riusciate a controllarlo se avete la forza necessaria. Quindi, e poi potete farlo soprattutto con i piedi appoggiati a terra. Cosa intendo? Io parto da così, piedi non appoggiati. Vado a scendere, durante la discesa io tengo le mani così e le incasso per poi mettere la falsa presa, perché nella transizione dovrà esserci. Quindi da così, dip, faccio prima un dip, mi blocco, metto la presa, passo i gomiti in avanti e scendo giù. Ok? Gomiti che devono passare in avanti. Quindi da così, avanti. Una volta arrivati nella fase di transizione, dovete cercare quella fase lì di fare lenta, perché quella poi è l'importante, la transizione. Come fare a controllarla di più? Basta, se voi mettete gli anelli a raso terra, cioè scusatemi, a questa altezza qua, che toccate per terra, fare assistenza con i piedi, ovvero da così scendo, tocco e non tocco, tocco e non tocco, cioè mi creo un po' di sicurezza dove non ne ho, vado ad accompagnarmi, poi tocco solo con una gamba, quindi da così, e voilà, mi accompagno giù. Potete farlo anche tutto con i piedi per terra. È indifferente, e questo è veramente un lavoro ottimale. Un altro tipo di lavoro ottimale è qua. Sono a favore, io sempre ho sempre detto di essere a sfavore della loop band nel muscle up alla sbarra. Agli anelli invece, perché no? Dato che non c'è una grossa componente tecnica che la fa da padrone, perché appunto non bisogna sorpassare nessun ostacolo, ma bisogna solo avere la forza necessaria al condizionamento della falsa presa, possiamo andarlo ad eseguire con una loop band. Come fare? Ce la mettiamo sotto al culo. Gira così. Mi siedo sulla loop band. Vado a mettere gli anelli a una distanza giusta. Ok. Bene, dritti. C'abbiamo la batteria scarica, boss. È semplice. Cosa? Abbiamo la batteria Ma non è scarica. vero, Va bene. dai. Se si spegne, riaccendo subito. Cambia la batteria. Da così. Olè. E mi aiuta in maniera notevole. Inutile dire che, fammi vedere se sono bello. Devi vedere se sono bello, scimmia. Inutile, mica è scarichissima, raga. Non ti Devo fidi. cambiare batteria un attimo, arrivo. Ho cambiato la batteria. Sì, ma guarda come sembri toposo e pidocchioso al contempo. Girati, stai fermo, girati, 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 girati. No, dai. Fai vedere che orecchio che avevi prima. Che te l'ho visto, te lo volevi nascondere, ma te l'ho visto. Ma che schifo. No, Tu beh. che Ma scherzo, che sei schifo! bellissimo, scimmia. Ma dai, scimmia, ma lo sai che scherzo? Che palle, che cattivo che sei, però non mi vuoi più bene. Vaffanculo, ciao. Vedi la parallela? La spacco in testa adesso! Scusate, ma... Un Dai, scimmia. attimo, c'è l'elastico che rompe le balle. Braccia tese, tese. Su. Perfetto. Boh, raga, questo qua. E non ci sono scuse, perché come vedete la sbarra è appesa a, neanche tanto da terra, quindi non esiste che non sia spazio contro il muro, è tutto scomodo così. Però ovviamente si fa quel che si può, soprattutto se le attrezzature vengono a mancare. Quindi, ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, al canale. E che cazzo si fa, pidocchio? Mirage, devo fare due giri. Noi adesso dobbiamo andare a mangiare, ragazzi. Vi saluto.